Ciao a tutti, bentornati sul canale YouTube di EasyHarp. Allora, oggi video un po' particolare, perché insomma non tutti forse sanno che esistevano ed esistono ancora delle orchestre composte da sole armoniche. Infatti oggi parliamo delle orchestre composte da sole armoniche, ma in particolare di una, quella di Bora Minevich and These Rascals. Allora, tra gli anni 20 e gli anni 40, chiaramente del 1900, c'erano delle orchestre composte da sole armoniche, e con un repertorio fantastico, anche molto molto vario e anche spesso molto originale. Armoniche di diverso genere, diciamo esistevano diatoniche, cromatiche, ma anche proprio le armoniche d'orchestra, ovvero le armoniche ad accordi, che vedrete dopo, insomma, mentre commentiamo insieme il video di Minevich, quelle grosse, dove ci si sposta proprio da una parte all'altra dell'armonica. Esistono tuttora le armoniche basso, col doppio registro, però un po' più compatte rispetto alle armoniche d'accordi, armoniche cromatiche, armoniche diatoniche, armoniche tremolo, armoniche di tutti i generi. E c'è chi ha avuto la bellissima idea di mettere insieme tutti questi elementi e di farli suonare insieme proprio come un'orchestra, e quindi scritture, arrangiamenti solo per armonica. Ne esistono, poi magari farò qualche altro video, per esempio esistono gli Harmonicats, un trio fantastico, e altri. A me quello che proprio mi fa impazzire è Minevich con i suoi Rascals, perché è entrato anche nel cinema, spettacoli, coreografie. Ma adesso non voglio dilungarmi, gustiamoci insieme questo video. Allora, lui è Minevich, l'ideatore di tutto, ok? Ho trovato dei piccoli filmatini, quindi ne ho presi un paio molto simpatici e adesso ce li gustiamo insieme, cercando anche di capire un po' quali armoniche vengono utilizzate, ma soprattutto la bellezza e la poesia di questa musica creata solo con le armoniche. No, vabbè, è troppo divertente. Sentite che roba. Un'orchestra. Queste sono le armoniche basso. Quella grossa, queste due grosse sono le armoniche d'accordi. Balletti di tutto. C'è anche un po' di circo. Scenette, scenografie, costumi. È fantastico vedere che l'armonica sia padrona della scena, Fantastici. Secondo filmatino. In bianco e nero, chiaramente. In tantissimi suonano tutti. Thank you.
poi quanti generi insieme. Improvvisato chiaramente, tutto arrangiato, tutto preparato, ognuno la sua parte. E beh, ragazzi, ma di tornare indietro nel tempo. Però io mi ricordo quando scoprì questa cosa delle orchestre di armonica, di armoniche, rimasi affascinato, quindi andai a cercare le registrazioni e si trovano ancora su YouTube. Insomma, se cercate Bora Minovich and These Rascals oppure orchestre di armoniche, insomma, trovate ancora del materiale. Ma in particolare di Minovich ci sono poi dei filmatini presi proprio da pezzi di film, con delle scene anche divertentissime, perché poi si creavano veramente queste cose quasi di teatro, insomma, delle scenette super comiche, c'era proprio comicità, c'era da ridere tra il circo e la comicità, ma il tutto musicalmente veramente di una poesia unica, quasi da altri tempi. Esistono ancora le orchestre di armoniche, esistono ancora gli strumenti utilizzati dalle orchestre, l'armonica ad accordi, l'armonica a basso, chiaramente diatoniche, cromatiche, tremolo, oramai ce n'è di tutti i tipi. Però proprio le armoniche da orchestra sono qualcosa di molto particolare, richiedono sicuramente anche uno studio completamente diverso rispetto a quello della diatonica, ma sicuramente fa bene all'orecchio ascoltare tutto ciò che può essere creato dalle armoniche, dalle diverse tipologie di armoniche. Insomma, è anche bello ritornare, insomma, a fare un piccolo viaggio nel tempo e questi filmatini in bianco e nero dove la musica è quasi proprio musica da film, da colonna sonora da film in bianco e nero. Non so perché, ma mi ricorda in qualche modo anche Charlie Chaplin. Bora Minovich è un attore, un creativo, un armonicista, insomma, tanta roba. Se siete curiosi, adesso abbiamo visto insieme questo filmatino, se siete curiosi, insomma, andate a cercare tutto ciò che riguarda Minovich e le varie orchestre di armoniche. Bene, questo era il video di oggi, spero che ti sia piaciuto, che ti sia divertito. Se così è stato, magari lascia il tuo like. Se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti ora e clicca anche sulla campanellina per ricevere aggiornamenti quando pubblicherò un nuovo video. Segui EasyArp anche su Facebook, Instagram, iscriviti al canale Telegram di EasyArp. E se stai cercando magliette con design originali a tema armonica, questo è il link di EasyArp Store, il mio negozietto online di magliette con design originali realizzati da sottoscritto. E se stai cercando armoniche, insomma, accessori vari, e sei un cliente di Amazon, questo è il link dell'Amazon Shop di EasyArp. Ma soprattutto, se non l'hai ancora fatto, ti invito a visitare EasyArp 2.0, la tua scuola di armonica blues online, sul sito www.easyarp.it, dove trovi tutti i miei corsi di armonica blues, dal livello base a livelli avanzati, un percorso guidato step by step alla scoperta dei segreti dell'armonica blues. E ricordate che imparare a suonare l'armonica è facile con EasyArp. Take it easy, take it easy, Arp. Ciao, saluto a tutti!